Ciao, sono Luigi di Clarintux, un Tux per sempre. Benvenuti in questo secondo video della serie dedicata alla distribuzione GNU/Linux 100% libere e raccomandate dalla Free Software Foundation. Nello scorso video abbiamo visto Triskel. Triskel è proprio la distribuzione GNU/Linux che vi consiglio se vi volete avvicinare a questo genere di distribuzioni. Perché? Perché è semplice da utilizzare e quindi adatta a principianti. Comunque, ripeto che per utilizzare una di queste distribuzioni dovete avere un hardware compatibile con il kernel Linux libero, il kernel Linux Libre. Ripeto che su queste distribuzioni non c'è alcuna traccia di software proprietario né nel repository né sulla dotazione software che abbiamo, né nel kernel, appunto. Il kernel è stato liberato da quei blob binari, da quei moduli kernel closed source. Quindi, come fate a vedere se avete un hardware compatibile? Semplicemente scaricate Triskel, la utilizzate in modalità live e controllate se tutto è compatibile. Bene, andiamo sul sito gnu.org. Qua abbiamo la lista delle distribuzioni raccomandate dalla Free Software Foundation. Oggi è il turno di Parabola. Parabola è la distribuzione GNU/Linux che utilizzo da un po' di anni, quindi mi sento di poter dire qualcosa al riguardo e a fine video, troverete le mie considerazioni. Bene, cominciamo. Ah, e vabbè, vi dico subito, non ve la consiglio a meno che non siate degli utenti Arch già, navigati, ma se lo siete, non avete bisogno dei miei consigli. Cominciamo, andiamo sul sito parabola.nu, andiamo su download. Allora, io vado a scaricare la prima edizione, la Parabola CLI Edition, per installarla, diciamo, alla vecchia maniera in modalità testuale, come un Arch pura. Parabola non è altro che un Arch pura, però libera. Quindi scarichiamo, abbiamo la possibilità di scaricarla tramite torrent oppure da questo link. Io già l'ho scaricata, quindi partiamo con il boot del sistema. Ok, ci troviamo davanti a questa schermata. Faccio partire la versione in 64 bit. Ci verrà proposto di scegliere la lingua italiana, la lingua, andiamo su italiano, tastiera italiana, Italian, ok. Nel mio caso, avendo una tastiera tedesca, vado a caricare la tastiera tedesca con load keys de latin 1. Ok, adesso ho la tastiera tedesca. Vado a mettere un font più grande in modo che possiate vedere. Questo è un passaggio che voi potete saltare, ovviamente. Set font. Ho trovato questo font 12, Sun 12x22 che è più grande. Ecco, adesso dovreste poter vedere. Ok, cominciamo andando a vedere in che modalità abbiamo fatto il boot, se siamo su un sistema UEFI o su un vecchio sistema BIOS. Lo facciamo andando a controllare se esiste del contenuto sulla directory sys firmware EFI vars. Non ho niente, quindi sono in modalità BIOS. Se voi avete qualcosa, siete in modalità UEFI. Quindi vi dovete comportare in modo diverso rispetto a quanto farò io. Allora, per prima cosa andiamo a controllare se abbiamo connessione ad internet. Facciamo il ping su un sito, ping tre volte e basta, su ping su Parabola, parabola.nu. Ok, sta pingando, ho ricevuto i tre pacchetti trasmessi, quindi ho la connessione. Nel caso voleste connettervi tramite Wi-Fi, avete questo comando Wi-Fi menu, ma io vi consiglio semplicemente di connettere il computer al router con il cavo Ethernet, è più semplice, no?
Potete controllare anche le vostre periferiche con IP-Link. Dopodiché andiamo a sincronizzare l'orario e la data in modo tale da essere sicuri che non abbiamo problemi con l'installazione dei pacchetti. Che time date CTL set NTP true. Ok, quindi adesso abbiamo NTP, abbiamo sincroni sicuramente sincronizzato l'orario, però per essere sicuri al 100% diamo un time date CTL status e controlliamo se tutto è a posto. È tutto a posto, l'orario è corretto, la data è corretta. Quindi cominciamo con il partizionare. Andiamo a vedere che dispositivi ho, che unità ho, che memoria ho. Quindi BLKID, BLKID, e vedo che ho SDA. SDA è il mio disco. Ci sono diversi strumenti per partizionare. Io utilizzerò il classico FDisk, quindi vado con FDisk slash dev slash SDA. Vado con M per un aiuto e vediamo in basso che con O vado a creare una nuova partizione, una nuova tabella delle partizioni DOS, con G vado a creare una nuova tabella delle partizioni GPT. Se avete un sistema UEFI, ovviamente avete bisogno di GPT, io vado con una DOS partition table. È chiaro che io qua sto andando a cancellare l'intero disco. Nel vostro caso invece ci saranno delle partizioni preesistenti, quindi state attenti a quello che fate. Allora, creo con O la nuova tabella delle partizioni per DOS. Creo con N una nuova partizione primaria, sì. Partizione numero 1 va bene, primo settore va bene. Nel mio caso, con uno schema di partizionamento BIOS, non ho bisogno di una partizione UEFI. Se voi avete UEFI, create ovviamente una partizione UEFI, una partizione di sistema UEFI, che poi andrete a montare su MNT slash boot. Nel mio caso, questa partizione non esisterà. Quindi la prima partizione che creo è la partizione root. Diciamo che la faccio di 20 giga, quindi più 20 giga. Ok, andiamo a vedere. Sì, ho una prima partizione SDA1 di 20 giga con file system di tipo Linux, va benissimo. Creo la seconda partizione con N, primaria, va bene. Il numero 2 va bene. Il primo settore va bene. Come secondo settore, diciamo che a me interessa fare una partizione home con tutto lo spazio disponibile ad esclusione degli ultimi 4 giga. Quindi inserisco meno 4G. Va bene, controlliamo. Ok, abbiamo questa partizione SDA2 di 16 giga. Con N creo una ultima partizione. Primo settore va bene, l'ultimo settore va bene, così abbiamo creato una partizione di 4 giga e devo cambiare il tipo della partizione SDA3 perché voglio creare un'area di swap. Ok, quindi vado con T per cambiare il tipo della partizione 3, inserisco 3 e se non ricordo male, swap partition è il numero 82, posso sbagliarmi? No, è giusto. Ricontrolliamo. Sembra tutto a posto, quindi scriviamo le modifiche con W e siamo usciti. Ricontrollo con BLKID. Ok, abbiamo le tre partizioni appena create. Adesso dobbiamo formattarle. Quindi andiamo con MKFS. .ext4 utilizzerò il file system più comunemente utilizzato su Linux. Quindi formattiamo la prima partizione slash dev slash sda1. Ok, done. Poi facciamo la stessa operazione per la partizione che voglio utilizzare come home. Quindi mkfs.ext4 slash dev slash sda1.
SDA2. Ok, formattiamo anche la partizione di swap, mk swap dev SDA3, e abbiamo finito. A questo punto dobbiamo montare le partizioni appena formattate. Andiamo con mount dev SDA1, questa è la mia partizione di root, la monto semplicemente su MNT. Creiamo su MNT una nuova directory, la directory home, e montiamo su questa directory home la seconda partizione, quindi dev SDA2 su MNT home. Bene, attiviamo la partizione di swap, swap on dev SDA3. Ok. A questo punto, prima di procedere, direi di andare a cambiare il mirror da cui scarichiamo. Quindi vado con nano su etc pacman.d, mirror list. Sul file mirror list abbiamo tutta la lista dei mirror. Scelgo un mirror abbastanza vicino, un mirror tedesco. Lo incollo qua in cima, tolgo ovviamente il cancelletto perché altrimenti sarebbe solamente un commento, salvo ed esco. Ok, a questo punto dobbiamo aggiornare le chiavi con cui vengono firmati i pacchetti. Non vorrei che in modalità live abbiamo delle chiavi vecchie. E quindi avremo poi problemi nell'installazione dei pacchetti. Quindi vado con pacman needed S maiuscola Y Y arch Linux keyring parabola keyring. Ok. Quindi sta scaricando questi due pacchetti che poi andranno ad aggiornare le chiavi. Aspettiamo. Sì. Sta aggiornando le chiavi. Va bene, adesso andiamo a scaricare il sistema base. Lo facciamo con Packstrap, esattamente come se fossimo su Arch Linux. Quindi Packstrap sulla partizione MNT, ovviamente, e andiamo ad installare base, poi base devel, se vogliamo, i compilatori, diciamo. Poi avremmo anche parabola base per installare dei programmi che ci fanno comodo, insomma, dei programmi da riga di comando. Cosa installiamo ancora? Grub, il bootloader, il kernel chiamato Linux Libre. Consiglio di installare anche la versione LTS, quindi Linux Libre. LTS è sempre bene avere due kernel disponibili nel nostro bootloader, nel nostro grub. Poi cosa installiamo? Se avete il wireless, IWVPA supplicant. Cos'altro? Network manager, network mana. Un'unica parola e credo che questo possa bastare. Ah, va bene, vado ad installare anche sudo. Va bene così, questo può bastare. Quindi scarica pacchetti. Io metto il video in pausa, ci rivedremo quando avrà finito di scaricare ed installare il sistema base.
finito di installarsi, quindi il primo passo sarà generare un file fstab per montare automaticamente le partizioni. Andiamo quindi con genfstab con l'opzione U perché non vogliamo i nomi delle partizioni SDA1, SDA2, SDA3, ma vogliamo dei codici univoci. Quindi genfstab-u della partizione della directory MNT e vediamo che genera un file fstab del genere. Sembra tutto a posto, quindi andiamo a redirigere questo output sul file slash MNT slash etc slash fstab. Ok, a questo punto possiamo spostarci sulla directory MNT, facciamo il nostro chroot arch chroot su mnt. Ok, siamo già nel nuovo ambiente, quindi la prima cosa andiamo ad aggiustare il fuso orario. Come? Andiamo a creare un link simbolico, quindi ln-sf su usr share zone info Europa Roma. Lo colleghiamo a etc local time. Ok, fatto, dopodiché andiamo ad aggiustare l'orologio hardware clock trattino trattino sys 2hc. Fatto, adesso andiamo a generare il locale italiano. Quindi andiamo su etc locale.gen, andiamo a cercare la lingua italiana. Come si cerca su Nano? Sapete che non lo so? Si vede che sono un Vim user, utilizzo Vim. Allora, it, ok, siamo qua. Prendo questo. Quindi tolgo il commento, it-basso-it.utf-8, salvo, poi scriviamo il comando locale-gen, ci viene generata il locale per la lingua italiana, dopodiché creiamo un file etc-locale.conf. E qua scriviamo lang e il locale appena creato, quindi it-basso-it.utf-8. Salviamo. A questo punto dobbiamo andare ad impostare la tastiera creando il file etcvconsole.conf. Qua scriviamo keymap uguale, e voi scriverete it, nel mio caso de-latin1, quindi questa è la mia tastiera. Salviamo. Adesso andiamo a scegliere un nome per la macchina, quindi lost name, nano etc host name. Creiamo questo nuovo file in cui scriveremo semplicemente il nome della macchina. Io lo chiamo virt o virtuale. Virtuale. Salviamo. Adesso andiamo sul file etc hosts e qui scriviamo 127. Aspettate che per sicurezza vado a controllare. Sì, 127.0.0.1 localhost, poi 2.2.1 localhost. Poi 127.0.1.1 e qua il nome appena scelto per la macchina, quindi scrivo virtuale.localdomain e poi di nuovo il nome scelto, virtuale. Salvo. Non ci dovrebbe essere bisogno di creare un'immagine
RAM, un'immagine iniziale per la RAM, un initial RAM disk, ma comunque lo facciamo con mkinit CPO P e poi il nome del kernel, che era Linux Libre, e avevamo anche Linux Libre LTS. Aspettiamo. Questa in realtà è un'operazione che avevo già visto quando è stato installato il kernel, per questo non c'è bisogno di farla. Aspettiamo. Ok, andiamo a generare una password per l'utente root con passwd. Scrivo la password, la ripeto. Ok, potremmo già inserire e creare un nuovo utente con user add m per creare la directory home, g maiuscolo per aggiungere dei gruppi, per aggiungere l'utente a dei gruppi. Lo voglio aggiungere al gruppo will, che ci servirà per accedere poi ai poteri di root per utilizzare il comando su o sudo. Poi il nome utente, che lo chiamerò semplicemente utente. Ok, diamo una password anche ad utente. Avevo installato sudo, quindi con vsudo vado a dare la possibilità di utilizzare il comando sudo agli utenti del gruppo will, come vi dicevo, no? Ok, salviamo. A questo punto dobbiamo ancora installare grab. Sono su un sistema BIOS, quindi vado ad installare grab con grab install slash dev slash sda. Lo vado ad installare su master boot record. Ok, fatto. E poi vado a generare il file di config di grab con grab mkconfig trattino o sulla directory boot grab.cfg. Esatto, mi ha trovato, no, ovviamente il kernel, ha generato le voci per il menu di grab. Fatto, potremmo anche vedere se ci sono aggiornamenti con pacman s yu. No, non c'è niente da aggiornare, c'era da aspettarselo ovviamente. Avevamo installato il network manager, quindi vado ad addebitarlo al boot con system CTL enable network manager. Ok, fatto. Abbiamo finito. Possiamo uscire dal nostro ambiente chroot. Possiamo smontare le partizioni montate. Io vado semplicemente con l'opzione R per smontare tutto in una volta. Quindi ho smontato tutto quello che c'era su MNT. Disattiviamo la swap off dev sda3 e facciamo il reboot. Metto il video in pausa e ci vediamo dopo. Siamo sul menu di grab, andiamo con la prima opzione, che è il kernel Linux Libre, non la versione LTS, quindi questo sarà il kernel più aggiornato. Ecco il boot del sistema. Avevamo già creato il nostro utente, quindi mi faccio il login come utente, che fantasia, l'avevo chiamato proprio utente. Password. Ok, a questo punto direi di installare un qualche ambiente desktop. Facciamo quindi sudo pacman. In realtà prima vorrei installare la bash completion, perché mi dà noia non poter avere l'autocompletamento. Ok, adesso ce l'abbiamo.
E adesso Pacman ed installiamo, direi XFCE. Installiamo ovviamente anche Xorg. Voi potete installare anche solamente alcuni pacchetti. Io vado con il metapacchetto Xorg per installare tutto. E diciamo che installiamo l'ambiente desktop, il desktop environment XFCE, quindi if XFCE e XFCE goodies, scusate, if XFCE 4 XFCE 4, ok, tutto e installiamo, metto in pausa, ci vediamo dopo. Ok, si è installato Xorg e XFCE 4, quindi adesso abbiamo due possibilità per avviarlo. Possiamo creare il file xinitrc ed inserire la riga exec start xfce4, spero di averlo scritto bene. Salviamo il file. A questo punto possiamo avviare l'ambiente grafico con start x, oppure se preferite installiamo anche un login manager, quindi sudo pacman light dm light dm e light dm gtk greeter. Ok. Adesso che l'abbiamo installato, dovremmo abilitarlo all'avvio con sudo systemctl enable, facciamo now light dm service. Non l'abbiamo assolutamente abilitato all'avvio, ma abbiamo avviato questo servizio già adesso, per cui ci troviamo davanti alla schermata di login. Inserisco la password e si avvierà XFCE. Eccoci qua. Questo è XFCE assolutamente vaniglia. Non configurato, non andrò a configurarlo. Ho dimenticato di installare un browser, lo facciamo adesso. Allora, per settare anche qua la tastiera, vado con set x key map de de. Ok, ci siamo. Quindi sudo pacman. Il browser qua ce ne abbiamo diversi, ovviamente. Io vado ad installare Iceweasel. Come si pronuncia? Iceweasel. Ok, va bene. Comunque è ovviamente un browser basato su Mozilla Firefox. L'alternativa sarebbe IceCat, anch'esso basato su Mozilla Firefox. Credo che la differenza sia che uno è basato sulla versione SESR e l'altro no. Scusate. Vediamo. Vediamo se riesco a trovare questa informazione. Pacman Iceweasel. Allora, questo è semplicemente basato su Mozilla Firefox. Icecat. Aspettate, Icecat. Sì, su Firefox ESR. Ok. Ci vuole del tempo. Comunque direi di anticiparvi già le mie considerazioni. Allora, è una Arch pura praticamente. Se volete utilizzarla dovete essere davvero degli utenti Arch da un paio di anni, insomma dovrete essere già navigati. Perché? Perché beh, con gli aggiornamenti su Parabola si possono incontrare dei problemi, nulla di ovviamente di irrisolvibile, ma dovete essere pronti a segnalare i problemi e a fare il downgrade dei pacchetti eventualmente per risolvere i problemi provocati dagli aggiornamenti,
A me è capitato un aggiornamento di systemd che praticamente mi ha reso impossibile far partire il sistema con qualunque kernel, non partiva più. Insomma, dovete essere in grado di cavarvela un po' da soli, perché dovete capire che non è tanto avere una distro difficile da usare, ma è una distro difficile da usare e la base utenti non è sicuramente la base utenti che ha Arch. Se avete un problema su Arch, navigate su internet e trovate una soluzione, o chiedete aiuto. Se avrete un problema qua, dovete un po' cavarvele da soli. Voglio dire, c'è anche il forum, c'è il sito per segnalare i problemi, potete anche trovare le soluzioni, ma è chiaro che non è la stessa cosa, non la posso paragonare ad Arch. Va bene, abbiamo installato il browser, quindi vediamo. Ok. E questo è Ice Weasel. C'è poco da dire, siamo sulla versione. Siamo sulla versione 108.0. Ok, direi di chiudere il video qua. Spero che vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Clarintux!